Benvenuti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi sono qui per fare uno scherzo telefonico. Finalmente un altro scherzo telefonico. Mi mancavano. Questo scherzo lo farò ai miei nonni e a mia nonna. Li chiamerò e gli dirò che mia mamma è incinta. Io non so come la prenderanno, nel senso, io penso che mia nonna sarà contenta, perché alla fine è un nuovo nipotino. Quale nonna rifiuterebbe una cosa del genere? Però non so come la prenda. Quindi dobbiamo scoprirlo insieme. E niente, dobbiamo iniziare il video. Io spero che non stia dormendo, perché sono le 2:30. Quindi può essere che dorme. Però in caso la svegliamo. Nonna? Pronto? Nonno? Giorgio? Sofia sono. Ah, Sofia, scusami. Niente, che mi conti? Capivo. Mi puoi passare a nonna? Sì. Chi è bella? Nonna, perché non mi dici la verità? Di che cosa? Mamma non te ne ha parlato. Di che? Nonna. Dimmi la verità. E che cosa non mi ha parlato? Nonna. Non ti dico a mamma oggi. No, mamma, una cosa che riguarda mamma. A mamma riguarda? Sì. Nonna, vero mi dici quando sa? Però il giorno che è? Ma io trovavo testo di gravidanza. Un testo di gravidanza? Sì. E che ci fa? Nonna, positivo è. E è che è positivo che è incinta? Sì, sì. E come ci arrasa incinta? Ah, non so la linea. Nonna, ma... Che è? Secondo te è vero, eh? Ci ha niente da dito. No. Io non voglio un melangio. Non mi faccio? No. Vedo una stella che non sa di casa la mamma, magari la vicina. E che può fare? No, no, tu vero niente, sa. Ma te lo giuro, quando fu che tu mi chiesto questo? E allora, siccome ieri... Eh? È stato tutto il giorno in bagno, continuava a andare e venire qua dal bagno. Eh? Non so, allora, mi venne un pensiero. Allora ora che papà si è niente, mi andavo in una stanza e cercavo, e tipo dentro il cassetto del bagno c'era un test, un rapimento era positivo, che c'erano due lineette. E lì te l'aveva appunto allora? Sì, è sufficiente, fatto era. E che la vivia si è tirata, ma niente mi disse. Niente. Un nonno manco, niente sa. No, te lo giuro, manco. Mi la puoi chiamare ora? Io la chiamo. Ho il cellulare. E ancora la chiamo. Tu chiamala a me. No, no. Onde? Nudo dentista. Sto avvisando mia mamma. Perché adesso mia nonna la chiama e gli dirà tutta questa storia e mia mamma deve reggermi il gioco. Mamma, ti prego che abbiamo a scuola. Pronto. Mamma. Esatto. Ma perché mi ha chiamato per metterti nasce? Tu digli che è vero. Va bene, ciao. Ciao, ciao. Ok. Pronto? Nonna? Pesce? Pesce, torna a scuola, eh. Che ti disse? Mi disse, mamma, bisogna a scuola. Che novità? Dici niente. Come dici niente, Giovanni? Ciao, mamma. E finisci a così. Prova il re, non mi da! Prova il re! No, sono molto veramente, mi disse ciao! Tranquilla! Nonna, ti disse chiamala! E se mi disse che chi vai! Che ti disse che chi sono? Non ti disse niente! Mi disse il completo americo, niente mi disse, dice vabbè mamma ciao, facciamo con per me! Io devo immaginare che vecchio! Nonna, non è vero, no, no! Giorgio, non posso chiamare ciò! Provaci l'ultima volta, nonna! Chi sei, Giorgio? Tu mi dici che ci avrei fatto dire di... No, 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 no! Sofio! Nonna, nonna, non ti prego, nonna! Ma non hai che dirci, chiamala tu! Io, che dici? Che ci di qua? E io mi ha detto, ma questo cosa? No, nonna, nonna, tu
ce l'ha a dire? E mi dice sì. Va bene, tu faccelo confermare. Vabbè, mucca ora ci tagliamo. E poi mi chiama il re. Ah! E poi mi chiama il re. Sì, ciao. Ciao. Adesso mia nonna sta chiamando di nuovo mia mamma. E per dirgli che io ho trovato il test di gravidanza. E adesso vediamo che cosa esce. Il problema è che mia mamma è a scuola, che sta facendo lezione, capite? Quindi dopo si arrabbierà un po'. Però vabbè. Pronto? So. Ah. Si è arrabbiato, ma mi disse vabbè, ciao. Mi disse. Capì. Si arrabbia? Vabbè, nonna, però una cosa. E chi è pesa d'orma? Ma stanno tutti la vita con dente subito. Nonna, ma uno scherzo. Chi è uno scherzo? Tutto chisso. Mi facessi scherzo a mia? Sì. Va bene. Vero. E allora perché mi facessi scherzo a chisso? A cos'è? Io parlo a te. Nonna, poi ti invio il link. Ah? Poi ti invio il link e lo guardi sul tablet. Guardo? Sì, sul tablet. Io lo guardo sul tablet. E che c'è di? Che fai? Nonna, è un video che devo pubblicare su YouTube. Perché ho fatto uno scherzo a te. E com'è il suo video? Dello scherzo che ho fatto a te. E tua mamma mi disse vabbè. Io lì in casa tua c'è una telecamera nascosta. A me casa c'è la telecamera? Sì. Va bene. A babà casa. Quando mi sciamogliano. Arrivi. L'ha messa Agostino, nonna. Va bene. Guarda, dentro la giotola. Stanotte, e che fai? E c'è la telecamera. Che poi Agostino invia a me con il video della nostra telefonata. E poi tu lo vedi. Che è in ginda? Come mai incinta, no? Ah. Che mia mamma è incinta, questo scherzo che ho fatto a te. Lo vede tutto arraffatale. Vede Luca tu è incinta, che c'è? E vede Luca tu si è spanzata anche a Bodevano. No, io ci sono mica a Bodevano. Ne sei capolezzo. Arrivi. Passiamo nonno. Susite, dai sul letto, forza. Nonna. Susite. Susite. E ora mi susso, niente, che mi dire. Passiamo nonno. Che? E dai linda con l'allora. E susite. Nonna, mia mamma è d'accordo con me su questo scherzo. Lo sai che è uno scherzo che stiamo facendo a te. Se tu non puoi piangere, no? Nonna, sono una brava attrice. Allora, lo scherzo è riuscito perché ci sono cascati entrambi. Il problema è che non hanno capito che è uno scherzo. Cioè, secondo me dopo, quando sentiranno mia mamma, gli chiederanno ma allora sei incinta sul serio. Stavo editando il video, infatti qua c'è il computer, ma editando mi sono accorta che non ho fatto la parte finale, quindi sono qui per dirvi che spero tanto che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e arriviamo a 5.000 like per un nuovo scherzo telefonico. Ditemi qui sotto chi volete che sia la prossima persona a cui fare uno scherzo, può essere sia un mio familiare che uno youtuber. Ditemi tutto qui sotto e niente, ci vediamo al prossimo video che sarà mercoledì prossimo. Ciao!